Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jay Smash ed oggi siamo tornati su The Binding of Isaac. Stavolta facciamo una challenge, facciamo Darkness Falls, che non so cosa succeda. Cosa succederà? Ah, sono Eevee, ah giusto, Sid. VN7QLCB8. Ok, siamo Eevee e abbiamo un casino di cose buone. Perché? Cioè, qual è il nostro malus? Abbiamo un malus? Scopo? Arrivare da Satana addirittura? Lazy Worm, no, grazie. Allora, molto probabilmente, cioè, sarebbe una cosa fin troppo OP se ci fossero anche le item room. Scommetto che, cioè, faccio un attimo un'esplorazione di questa stanza, di questa livello? No, ok. Potrei fare il pazzerello e rischiare rimanendo con un cuore. Così si attiva War of Babylon. Cioè, ma facciamo malissimo. Boom. Non mi sembra una challenge così difficile. Forse per uno che non è molto abituato al gioco. Però io lo sono. E possiamo fare così. Allora, entriamo qui. Subiamo danno. Soul Art. Nessun soul. Ah! No! Oh, grazie a Dio! Grazie a Dio per questo mezzo cuore! Ragazzi, potevo morire! Se non avessi trovato quel mezzo cuore, sarei morto. Grazie a Dio! Prendi subito questo. Perdo il mio bonus di danno, però va bene. Ok, dobbiamo stare attenti a non subire danno. Perché se no, perdiamo il patto con il diavolo. E che non è bello. Anche però, abbiamo due cuori. Intanto vediamo Tinted Rock. Almeno una Tinted Rock sarebbe molto bello averla. Forse la challenge è che hai tutte queste cose fighe, ma hai solo non puoi trovare. Ah no, come non detto, qua c'è una Tinted Rock. Toenail, no, grazie. Però ci serve una bomba. Una bomba, please. No, comunque un altro orbital è una cosa spettacolare. Ora abbiamo due orbital. Posso fare queste cose epiche. Meno male non ho sprecato le mosche. Non sprecarti, mosca! Stupida mosca. Power pill. Niente di che. Chiave che non possiamo prendere. E che non ci serve neanche più di tanto. Ok. Vediamo questa monetina. Una bomba, come ho già detto prima, ci tornerebbe molto utile. Ma se poi voi non vuoi darci delle una bombetta, cioè, ok. Cioè, questo senza sparare, solo con il coltello. Prenderei questo per un po' più di HP. Allora, attenzione a questa qui. Prenderei Contract from Below. Però non prenderei la. No, mi hanno fregato. Prenderei solo Contract from Below per avere i doppi spawn cioè il doppio drop a fine stanza. Bomba, ti prego, bomba, bomba. Anche due, starebbero bene anche due bombe. It's not a joke. Bomba, due chiavi. Potremmo fare i lezzi, vedere nello shop se c'è una bomba e sperare di poterla comprare. C'è una bomba. Fuoco, fai il tuo dovere. E non possiamo prenderci niente. Non c'è una bomba per terra. Deluso. Sono abbastanza deluso da questo piano. Perché non siamo riusciti ad ottenere niente di sconvolgente. Scendiamo al prossimo livello. Comunque, non mi sembra di aver incontrato niente di troppo difficile. Magneto, questo potrebbe tornarci utile. Quindi lo prenderei volentieri.
Anche perché è un oggetto in più e... Cioè, rinunciare a un oggetto in più mi sembra una cosa abbastanza... alquanto scema. Ok. Ah, no. Ah, ho subito danno che potevo evitare. Che quello lì era spaventato. Anche questo è spaventato, lo possiamo uccidere tranquillamente. Ok, peccato. Se avessimo avuto una bomba, tutto questo non sarebbe successo. Dico solo questo. Ok. Dai, una bomba però potresti regalarmela gentilmente. Ok, qua ci vuole solamente un po' più di pazienza, però pian piano li uccidiamo. Ho anche fatto rima. Pian piano li uccidiamo. Best rimmer del mondo. Esiste la parola rimmer. Boh. Comunque, siamo messi bene. Non abbiamo trovato nessun pericolo, quindi secondo me la challenge è proprio quella che hai poca vita e devi gestirtela. Oh, le bombe. Che però in questo momento non ci servono, quindi... Vabbè, speriamo per una Tinted Rock. Prima ne ce n'erano due, quindi sappiamo che ci sono. Sono un idiota. Perché voglio usare il coltello anche se ho un danno alquanto buono. Ora, un qualsiasi mob challenge, cioè cattivo, quello lì che ci infligge doppio danno, ci potrebbe uccidere. Ci servirebbe molto più salute. Vediamo cosa c'è qua. Ora mi prendi per il culo perché ora ho 5 bombe. Attenzione a questi qui, non voglio morire per colpo di uno di questi cosi. E neanche per uno di questi cosi. Cioè, in teoria per nessuno vorrei morire. Due Soul Art, molto buono. Grazie Contract from Below, sta iniziando a dare i suoi frutti. Anche perché ora, avendo... tanto ciao Forsaken. Sei morto. Ora, grazie a tutta questa vita che ci stanno dando, possiamo avere lo stesso la potenza del War of Babylon, però senza avere solo un cuore di vita. Piccoli trucchetti del mestiere. Non sono un nabbo in Isaac. Anche perché da poco ho sbloccato Hash. Ad esempio un altro youtuber che seguo che gioca ad Isaac non ha appena fatto, ovvero Ren, un bravo youtuber. Sarebbe una cosa che mi piacerebbe tanto, che credo che rimarrà solamente un sogno, però non è detto. Sperare non è mai, non fa mai male, tanto qua stronzo. Che stronzo che sei. E sognare non fa mai male. E mi piacerebbe tantissimo fare un video con Sabaku. Cioè, ovviamente non posso dire fare un video con Hudson, Northern Lion, perché loro sono americani o inglesi. Però fare un video con Sabaku no Maiku. Anzi, Sabaku no Puereya, se non sbaglio. Sarebbe molto bello. Perché possiamo dire, credo che sia... In tutta YouTube Italia, forse il più bravo giocatore di Isaac. No, no. Oh, no. Forse non dovevamo prendere nemmeno. No, questo sì. No. Accidenti, abbiamo perso il nostro danno. Maledetto Krampus. Mi hai fatti beccare. Non fare il rotante. Ah, maledetto. Vabbè. Possiamo dire, mi ha appena spento tutti i fuochi. Attenzione. Basta. Lamp of Call, grazie mille. Dai, prendiamolo, ormai. Comunque mi piacerebbe un sacco fare un video con Sabaku perché è un grande, bisogna ammetterlo. Soprattutto in questo periodo che è riuscito a combattere e a combattere Ashe con The Lost Hellkeeper. Proprio GG. Non è che segua ogni suo video, però alcuni dei suoi video li guardo ben più che volentieri. E comunque,
Mi piacerebbe tanto, un altro sogno che forse rimarrà solo così, un sogno nel cassetto, sarebbe quella di diventare un punto di riferimento per Isaac. Un punto di riferimento isacchiano e sperare di diventare famoso in Isaac in Italia. Sì, lo so, non ci sono tante persone in Italia che sbavano per questo gioco, però almeno ce ne sono alcune. Anche perché secondo me Ah, accidenti. Volevi farmela una seconda volta? E invece no, l'ho fatta a te. È PJS molto buono, c'è da tantissima tantissima vita che ci tornerà molto utile. Necropolis qua c'è. Questo ci potrebbe tornare molto utile, perché ora giochiamo con il Demon Judgment. Finché non ci droppa qualcosa, ci droppa Gimpy, buono. E poi andiamo qua. Ancora uno. Buonissimo. Facciamo esplodere questo qua. Ci dà tante monete che utilizziamo per lui. E speriamo che lui ci dia qualcosa di buono. Anche dei cuori sarebbero buoni. Questo. The Stars. Inutile. In verità no. In verità. Via! No, maledetto scemo. Dove siamo? Necropolis 2. Ci sarà la boss rush? Secondo me c'è la boss rush. Quindi se ci sbrighiamo. Abbiamo abbandonato Iera. Però. Per qualcosa di potenzialmente migliore. Perché ci darà un oggetto di uno. Di una boss rush room. Di una boss room. No, di una boss rush. Senza faticare, sempre se c'è, io spero che ci sia. Ah, accidenti, sto subendo troppo danno. Ti prego, devi morire. Anche tu lì dietro. Non abbiamo. Ah, è vero, abbiamo anche la Razor Bar. Che potrebbe tornarci utile. Ah, stavo per subire danno in modo veramente triste. Che okay, prendiamoci questo. Chi dobbiamo combattere? Ok. Buona rushata. Cattiva schivata. Il nostro questa cosa potrebbe essere molto ambigua, ma il nostro uccello fa poco danno. Ed è un. Cioè, credo che sia uno degli oggetti più inutili del gioco. Ma makes you larger, no grazie. No, ok. Perché. Oh, che calo di frame. Improvviso. Ok. Ora abbiamo solo i piccoli Gish. Che poi non sono Gish. Hanno un altro nome. Però io li chiamo Gish. Perché. Potevo andare indietro, usare uno Iera e bla bla bla, però non c'ho voglia. Ah, accidenti. No, giù. Abbiamo qualcosa di buono? No. Questa carta, Temperance. Vediamo se mi dà. No, sono cuori. Peccato. Vabbè, torniamo qui sotto. Sarebbe magico avere Ivy Bag. Attenzione, non facciamoci prendere. Quindi dovrei in teoria. Questo implicherebbe giocare con le Temperance Machine. Solo che io non c'ho voglia, quindi utilizziamo la tecnica di Hatsqueeper. No! Accidenti. Proprio in questo punto dovevamo avere. In questo livello dovevamo avere Curse of the Maze. Mi teletrasporterà molto probabilmente ancora un bel po'. Difatti. Vediamo. Niente. Che sfortuna. Dai! Fatemi entrare! I'm fucking triggered!
Ok, ciao madre. Ciao madre. Accidenti, non l'ho beccata. Ok. Ah. Ok, no, prendiamo questo. Prendiamo questo ormai. Allora, in teoria, se vado qua, prendo Goldhead che è bellissimo. Torno indietro, c'è ancora. Non so perché, ma la volta scorsa non c'era. E prenderei Scatterbombs. Credo che sia la scelta migliore. E poi The Stars per andare via. Andare via con fantasia. E poi vado qui per prendere la Temperance e ritornare alla vita di prima. Non era qui Temperance? Vabbè, posso utilizzare lo stesso. Posso usare lo stesso la nostra cara. Usiamo. Che ci faccio nella boss rush? No, mi ha teletrasportato qua, maledizione. Qua non c'è niente. E vabbè. Ok, Scared Womb 1. Sì, abbiamo appena sconfitto la madre. Ha senso. It's fucking legit. Utilizziamo una volta ra il Razor. Il Razor Blade che ci toglie un cuore. Però abbiamo un danno maggiore. Aspettate un attimo ragazzi che mi hanno citofonato. Eccomi di nuovo qua e spero di ricordarmi di registrare, di tagliare questa parte, però rip. Wow, quanta salute possiamo permetterci di giocare questo Demon Judgment, stando attenti a non ucciderlo. No, le Cluster Bombs! Ok. Ah, è vero, qua il danno doppio. Prendiamo questi qua. Siamo in un momento di farming, possiamo dire. Oserei dire. Che gentile. Questo non lo prenderei, sembra che, essendo che abbiamo un magnete decisamente migliore. Ovvero The Magnet, proprio. Anzi, magneto. Che. Quasi subivo danno per colpa di una cacchina. Vediamo qua, io le aprirei tanto. Abbiamo fatto bene. Cos'è questo? Lockdown, è un po' meno bene. Però almeno abbiamo un cuore e sicuramente un regalo ce lo dà il nostro diavoletto. Poi tanto i nemici non sono nemmeno, questi boss non sono nemmeno tanto tosti. È vero, potremmo tenere, no, Chubb facile. Possiamo ancora ottenere qualche boss difficile, però è poco probabile. Forse un The Gate. No, voglio gli Omega Mao. No, ok. Facile. Con anche tutto il danno che abbiamo è molto facile. Comunque, il nostro scopo è andare giù. Da Mega Satana. Cioè, se Mega Satana, ciao, da Satana. Neanche. Non un boss. Un boss difficilissimo. Guarda quanti cuori. Sei felice? Uno e due. Dammi. Che cavolo. Però, oddio, questo qui potrebbe tornarci molto più utile delle bombe di Bob. Sì, vabbè, what a course. E ci dà? Ah, ok. Che ci dà? E fan pills. Ball of steel, molto buono. Power pill. E zap. Ah, accidenti. Vabbè, non è un problemissimo. Possiamo prendere questi due. Utilizzare. Anzi, no, potrebbe essere buono. Perché ora possiamo utilizzare per più volte il nostro Razor Blade e avere un po' più di danno. Poi Gimpy, veramente un oggetto molto buono. Soprattutto in questa challenge. E abbiamo il 100% comunque. Non me ne sono accorto solo adesso. Per un Deal with the Devil. Cosa che mi fa alquanto felice. Anche. Ah, no, giusto, abbiamo 100% grazie a Goathead. Che ci dà il 100% di.
il 100% in un patto con il diavolo. A proposito, fatemi utilizzare almeno uno. Anzi, due. Così almeno abbiamo l'attivazione di War of Babylon. Che è decisamente meglio. Ora però che siamo dal boss. Tanto Red Patch molto utile. Ok. Ovviamente c'è una mosca che è andata dall'altra parte del mondo, e Amen. Che sta tornando ed è morta, sì. Allora prendiamo questo qui. No, sono tornato Eevee normale, non per molto. Andiamo. Ok, abbiamo 4 di danno. Cioè, volevo dire, abbiamo ottenuto 4 di danno, che è parecchio. Ah, ci ha rallentato un pochino. Ok. Ok. Sconfiggiamo prima il capo, possiamo dire. E prendiamo un secondo livello per Cube of Meat. Little Brimstone, sì, grazie. Ora siamo in continuo War of Babylon. E abbiamo anche ottenuto un po' più di laser. Un po' più di laser! Una mod bisognerebbe fare per il nostro caro nonno laser. E ciao, brutto essere. Sei pronto a morire? Vabbè, sei morto lo stesso. Ci sono riuscito al mio intento. Inattento. E. Wow. Qualcosa di. Un oggetto di Guppy. Dovremmo averne altri. Dovremmo ottenerne altri, però. Ne abbiamo uno. Non, per il momento non lamentiamoci. Ah, Loki. Maledetto. Maledetto malandrino. Che si mangia un panino. Un panino al gusto, vaffanculo. Buono. Mettiamoci qui in modo tattico. In modo tattico. Quanto sarebbe utile un Dark Boom? Gimpy più Dark Boom è tipo una cosa meravigliosa. Stessa cosa Gimp, voglio dire, Dark Boom più Little Chad. Attenzione al sangue, che si vede poco. Ok, buono. Allora, qua utilizzerei volentieri una bomba. Ah, vabbè, grazie Cluster Bombs. Wow, quante cose buone. Sì, non possiamo dire che sia una partita brutta. Anzi, tutt'altro. Scendiamo. Il boss dove sarà? Sarà nell'unico posto dove non sono andato. Di certo qua. Non esattamente qua, però ci siamo capiti, insomma. Stavolta vorrei cercare di utilizzare più che le chiavi una bombetta. Attenzione. Un'altra bombetta. Buono. Cosa ci dà? Oh, yeah, vuoi farmi tenere Iera? Va bene. Usiamo Iera ora. Così abbiamo un'altra power pill. Ok. Avrei subito danno se non mi fossi accorto che era un double. Un double vis. Siamo in Womb 1 o 2? Credo 2. Non l'avevo visto. Womb 2, sì. Non è qui, no, non è detto, potrebbe essere qui, difatti. Quindi dovremmo combattere contro It Lives. Farei subito. Maledetta. No, non dovevo usarlo subito. Vabbè. Mistakes were made.
giù. Tra poco. Buono, ora torniamo indietro. Andiamo prima con il patto col diavolo, che ci dà Dark Boom. Yes. Facciamo Hush. Accidenti, ora che ho usato Iera mi sento stupido. Però abbiamo poche chiavi. Forse non ne vale la pena, non vale la pena di fare Hush. Anche perché sarebbe solamente un rischio inutile, essendo che ci manca ancora poco per la fine di questa partita. E siamo ora nello Sheol, con questa musica molto swag. Attenzione ai fantasmini laser. Ah, accidenti, mi ha beccato lui. Dove sei? Timidone, vieni qua. Fatti uccidere da Papi. Da Papi Smash. Abbiamo il cavaliere senza testa. Ora solo il cavaliere, la testa non c'è più. Ok, fatti uccidere, sarebbe una bella cosa. Ma cosa c'è qua? Il 3 cosa fa? Suppongo che faccia un reroll di tutte le chest. Quindi io farei prima di tutto questo. Le bombe non ci servono più. Aspetta. Facciamo così. Dammi un cuore nero, grazie. E poi vai, boom. Sì. Chiavi e bombe ci possono tornare utili. Le ceste le apriamo tutte. E vabbè. The Chariot, buono. Power Pillow, dovrebbe essere la stessa cosa. No, are you a wizard? No. The Chariot. Forse Power Pill è migliore. No, Chariot, perché così non scappano i nemici. Vabbè. Due monster addirittura. Are you joking? Comunque, in fatto di Soul Art siamo stati fortunati, Non so se... non mi sembra di aver ottenuto niente riguardo i Soul Art. Però ne abbiamo ottenuti parecchi. Grazie. Ora spariamo normalmente, come le persone normali. Che piangono normalmente. Ok. Buono, altri due mezzi cuori. Uno, due, boom. Un ragno, mi deludi. Mi deludi tanto. Poi ci sono questi qui incatenati. Erano incatenati. Questi qui che sparano il laser. Questi qui che sparano il... Ah! Aiuto! Altro che quegli occhi lì. Questi qui sono peggio. Vediamo se... Secret room. Ma vieni. Ciao Grid. Ah, vabbè. Una bomba in meno useremo. Ok. Demon Judgment, mi dispiace ma non ti giocherò più. Boh, prendiamoci Steam Sale, così a caso. Diamogli il cuore. Al volo, alla Baywatch. Non ha senso la Baywatch, però vabbè, avete capito. Ok, siamo quasi alla fine, 24 minuti. È stata una bella partita. Ovviamente non la do già per vinto, però guardando il nostro danno, che è un bel quasi 8, e guardando anche la nostra vita, che è full, direi che è una partita più che vinta. Basta con sti Camillo Junior. Monetine, grazie, però non mi servono. Ovviamente il boss è nell'unica parte dove non sono, in cui non sono ancora andato. Attenzione. Questi fantasmi sono tra i nemici più fastidiosi di tutto il gioco, perché hanno un casino di vita e si teletrasportano a caso e ci possono impiegarci una vita nel teletrasportarsi. Oh, buon appetito. Grazie.
Boss, non è, lo vuoi più? Ah, ecco, mi sembrava strano, mi sembrava un'altra persona. Ok. No, ce ne sono altri due. Volevi. Ok, seconda fase. Tanto mi posso allenare per la boss fight che verrà con loro. Ah sì, wow. Buono. Boss, oh, finalmente. Ok, ancora un attacco, ancora un altro attacco. Oh, sistemato. Ok, siamo pronti. Ciao Satana. Come stai, caro Stan? Caro Stan. È il vecchio Stan. Partiamo male. Però abbiamo la fortuna che in questa stanza otteniamo l'effetto di Red Patch. Che quindi vuol dire ogni volta che subiremo danno avremo un incremento di danno. E ho usato per sbaglio Chariot. Dai. Posso anche utilizzare in modo astuto il. Se tipo penso di utilizzare. Ok. Ok, non è nemmeno un boss tanto difficile, insomma. Bisogna stare un attimo attenti ai suoi piedi. Però non sono un problema, sono più un problema i vermetti. Ok, sistemato. Vediamo quanto danno possiamo arrivare. Siamo a 19 di danno. Wow. E beh, ce l'abbiamo fatta e otteniamo le rune di Daygaz. Molto buono, delle rune anche alquanto fantastiche. E ragazzi, per questo video direi che è tutto. Siamo stati molto bravi. La prossima challenge, se non sbaglio, è bloccata e la vorrei sbloccare. Che è Tank, dovremmo sbloccarla sbloccando Magdalene. Voglio sbloccare Magdalene, non so come mai non ho ancora sbloccato questo personaggio che non è nemmeno difficile. 7 container di cuori. Ce la potremmo fare? Chi lo sa, sarà nel prossimo episodio. Comunque ragazzi, per questo video direi che è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!